un anno che c'è una guerra che ha e che continuerà ad avere un impatto ambientale pazzesco in Europa. Pazzesco, cioè sta roba qui. Cosa ci dicono rispetto alla possibilità di governare questi cambiamenti? Che cos'è questa transizione? Chi la fa? Chi la guerra. La guerra cosa fa? È un altro, però è sempre. Dipende in che senso. Torniamo sempre lì al capitalismo che si auto, che finisce noi. Credo che proprio la pressione messa dalla necessità della transizione ecologica, perché quella si deve fare, perché non si può andare avanti così, si sommerà catastrofi su catastrofi, quelle reazioni degli stati che entrano in conflitto l'uno con l'altro per la gestione delle risorse per questa transizione, e anche magari a volte per delle temporalità che sono tra di loro confliggenti, perché quando l'Europa pretendeva diventare egemonica sul discorso della transizione ecologica non ha considerato il fatto che se tu togli da mangiare ai petrostati, tu, come dire, crei un casino. O gli crei le guerre civili interne, che è quello che vorrebbero gli Stati Uniti, ogni paese, come dire, no? Dove, come dire, diminuisce il costo del petrolio, questo si riduce, no? La domanda di petrolio a livello globale, e mentre aumenta quella delle rinnovabili, il problema è che chi vive di petrolio entra in una situazione di conflitto, perché non hai più le risorse per coprirli. E non hai neanche più le risorse neanche per mantenere un apparato militare per coprire quelle che sono insurrezioni in mancanza di risorse, prendo dal punto di vista del welfare. Cioè, guarda che è la variabilità dei costi del petrolio, adesso siamo attorno agli 80 dollari al barile, ma quando è iniziata la guerra eravamo a 120, 130 dollari al barile. E voi pensate che questo andava bene a tutti, non è un caso che li hanno investito improvvisamente, tutti i fondi di investimento mondiali si sono riversati sul petrolio. Altro che energie rinnovabili, quando hanno visto dove si guadagnava i soldi li hanno messi lì. Allora il problema diventa, se tu però pretendi, no, di fare una politica di transizione, devi tenere in considerazione tutto il resto, devi tenere in considerazione le conseguenze delle tue azioni, i trade-off che metti in campo. Non puoi improvvisamente renderti conto, allora improvvisamente abbiamo il problema delle critical raw materials, andiamo in Africa, andiamo a fare, no, gli accordi con i vari paesi americani e africani, arrivi in ritardo perché scopri che ci sono già i cinesi, no? E dice no, ma noi abbiamo bisogno del tungsteno, abbiamo bisogno del tantalio, abbiamo bisogno, e come? E gli altri sono già arrivati, del litio, delle terre rare, no? Tanzania, Ruanda, Kenya, il Kivu, tutta quella zona lì, no? E certo, no? E allora, il Sudan, cosa stiamo facendo? Allora, no, capisci che siamo veramente, no, un po' anche un po' miopi dal punto di vista delle politiche, pensiamo di essere, come ha detto, come si chiama il nostro ministro degli esteri dell'Europa? Borrell. Bravo. Vada bene, questo qua ha detto che la guerra scoppiata, che l'Europa è un giardino e siamo circondati invece dalla giungla. Cioè l'idea dell'eurocentrismo, che è proprio di questo, della von der Leyen, di tutti questi, adesso stiamo scoprendo come sono i fondamenti culturali di questo continente, che non sono, come dire, fondamenti culturali multiculturali, che vale, come dire, la retorica che utilizziamo. Scopriamo quanto siamo legati a quel periodo coloniale. Ora, il problema della transizione dal Medioevo al capitalismo ovviamente è venuta grazie al fatto che si è scoperto che il nuovo mondo è stato centrale. Ovviamente c'era bisogno anche delle strutture precedenti per fare quello. Certo. Che dobbiamo produrre, dobbiamo portare di là quello che ha fatto, poi c'era bisogno dello scambio ecologico ineguale, c'era bisogno dello scambio colombiano, insomma bisognava distruggere un po', far morire quelli di là, perché il problema non era soltanto della specie, il problema è che la specie è l'Europa, è il bianco che è la specie, che la rappresenta. E in quel mondo lì, la fine del mondo c'è già stata. Voi pensate che quando ragionano sulla Golden Spike dell'antropoceno, voi sapete cos'è l'antropoceno, no? Ecco. Ora, vi sono diverse ipotesi, una molto accreditata della grande accelerazione, quella che avviene dopo il 45, inizia con il consumo di materie prime, adesso siamo arrivati a 1.000 miliardi di tonnellate di materia prima all'anno, che è estratta a livello globale, 1.000 miliardi di materia prima, e parliamo di 50 miliardi di barili di petrolio estratti all'anno,
Cioè noi dobbiamo fare una transizione energetica a sostituire 50 miliardi di barili, cioè una roba, cioè veramente, il problema è ridurre tutto, la carne, tutto. Cioè dove ci sono i settori fondamentali bisogna ridurre, tagliare, non si va più in aereo, non si va più in auto, non si mangia più carne, basta. Sì, ma scusa, vai a dire a quelli che ci fanno... Sì, appunto, certo, è la rivoluzione. Ah. Quella è la sfida della transizione. È la guerra civile. Appunto. Certo, ma ce la facciamo, piuttosto di morire. Ma non so. Che cosa entra allora qui? Siccome è necessario fare sta cosa qua, capiamo qual è il brand politico che fa sta roba. Le lasciamo in mano ai fascisti, certo, agli ecofascisti, o li lasciamo in mano o facciamo come dire un movimento ecocomunista? Perché questa è la scelta. Cioè non abbiamo, cioè è inutile, non si riesce a fare né con l'idrogeno né con la fusione, tutte, è impossibile, non si può. Beh, a breve termine. Sì, ma già. 100 anni, vuol dire, sì, allora, 100 anni, ci vuole. 100 anni di transizione, e vuol dire ridurre del 75% i consumi che abbiamo adesso, 75%, tre quarti. Bene. Questo calcolo arriva da 100 anni, è ottimistico. No, la diminuzione arriva da un calcolo non banale di quelli che sono gli impatti che ogni settore economico fa su quelle che sono le emissioni di CO2, e dividiamo tranquillamente 25% la mobilità, 20% il cibo, 20% l'housing, le case, per quelli, e l'industria, ovviamente, l'energia per la produzione industriale. Boh, questi sono i quattro grandi settori. E in più, adesso che sta crescendo in maniera esponenziale, le tecnologie digitali, che già coprono il 6-7% delle emissioni, e questo aumenteranno decisamente. Allora, questa è la questione. Che si faccia l'elettrico, che si faccia cosa, queste sono le dimensioni. Per cui quando diciamo 70%, vuol dire che per diminuire le emissioni adesso, siccome le dobbiamo diminuire del 70%, dobbiamo diminuire del 70% il consumo. Di tutto. Dei viaggi, del cibo, tutto dobbiamo diminuire. Del riscaldamento, della mobilità, tutto dobbiamo ridurre. Bene, per fare questo, ha ragione lui, non è possibile. Se non con un governo autoritario o con un'alternativa che si presume che si potrebbe costruire, che però è post capitalista, perché sarebbe un governo autoritario che mantiene i presupposti del capitalismo, riducendo ovviamente quella che è la platea dei competitori capitalisti, perché distribuirsi, dividersi i profitti derivanti da una diminuzione del 70% vuol dire che restano pochi, e gli stati fascisti decideranno chi rimane dopo una guerra, come dire, fratricida. Oppure facciamo un'altra cosa, facciamo un movimento ecocomunista. Ma qual è il soggetto? Bravo, adesso qui apri l'altro capitolo.